Ci sono alcuni giocatori che hanno scritto una pagina indelebile del mondo del calcio. E poi c'è Juan Manuel Iturbe. Iturbe nasce a Buenos Aires, cresce nelle giovanili del Cerro Porteño. Pensate che nel 2009 lui ha appena 16 anni e il mister lo butta nella mischia. Siamo invece nel marzo 2010, quando Iturbe rifiuta di rinnovare il suo contratto e dice che andrà via, lasciando quindi El Cerro Porteño. La squadra non la prende bene per niente, prendono Iturbe e lo mettono fuori squadra. Di tutta risposta il paraguayano prende e lascia il paese, va a giocare con l'Argentina, va a giocare con l'under dell'Argentina, non suscitando poche polemiche rispetto alla sua situazione tra Argentina e Paraguay. Scelta sbagliata perché nel destino di Iturbe c'è ancora il Cerro Porteño, ma prima una piccola curiosità. È il 2010 quando il presidente del Gallipoli decide di puntare tutto su Iturbe, lo prende, deve arrivare in Italia per l'estate, ma il Gallipoli dichiara fallimento. Il Gallipoli deve ricominciare da capo, Iturbe resta in Argentina e poi torna in Paraguay per rigiocare con il Cerro Porteño. Le porte della società sono aperte, Iturbe torna e immediatamente gioca la prima gara in Copa Libertadores e fa doppietta. Arriva nell'Europa che conta con la maglia del Porto, anche se la prima stagione sarà totalmente di decoro, non giocherà praticamente mai e andrà a farsi le ossa in prestito a River Plate. Nella seconda stagione il calciatore gioca una partita nelle prime due gare e poi si trasferisce all'Hellas Verona. Il Porto l'aveva pagato solo 4 milioni, ma quando decide di prestarlo al Verona ci mette un bel diritto di riscatto perché sa che il giocatore ha delle potenzialità enormi. In quella stagione il duo Iturbe-Luca Toni farà il devasto in Serie A. Iturbe andrà quasi in doppia cifra di gol, ma soprattutto farà tantissimi assist, tant'è che durante l'estate successiva sarà il calciatore cardine di quel calciomercato. E ora poi dici che uno non deve sclerare, Simone, stai calmo, Simone, stai calmo. La Juventus prenderà Juan Manuel Iturbe, è il nome di Conte, ma succede un patatrac, all'improvviso Conte lascia Torino, lascia la Juventus e la Juventus prende Allegri. La Roma, che era defilata e che quell'anno aveva giocato lo scudetto con la Juventus, arrivando comunque a meno 20, meno 25 punti, si inserisce e glielo ruba al fotofinish. Juan Manuel Iturbe, il paraguayano, è un nuovo giocatore della Roma. E se il buongiorno si vede dal mattino, Iturbe, che a Roma è stato in quel momento il secondo acquisto più pagato della storia dopo Gabriel Omar Batistuta, non è che fosse così male. Segnerà nella prima gara in Champions, vinta 5-1 col CSKA a Mosca, segnerà nella gara scudetto contro la Juventus persa per 3-2, segnerà uno dei due gol decisivi nel derby che ci permetterà di arrivare secondi. Purtroppo qualche problema fisico e qualche altro problema di qua, di paura, limiteranno il calciatore. Inizierà quindi un'irriverente girandola di prestiti, dove Iturbe continuamente verrà dato prima al Torino, il Bournemouth, il Tijuana, il Pumas Unam, il Pachuca, continuando sempre a tornare a Roma. Sarà il trionfo dell'essere sopravvalutato. Iturbe a Roma non convincerà mai e quello che doveva essere il colpo scudetto diventerà presto il colpo peggiore qualità-prezzo della storia della Roma. Pensare tra l'altro che quando tornerà a Roma addirittura i giallorossi nelle gare un po' più facili improvviseranno un Iturbe Challenge cercando di far segnare il calciatore ex Verona che comunque non la butterà mai dentro. Basti pensare che in carriera con la Roma ha giocato circa 70 partite segnando appena 5 gol. E questa è la storia di come ho perso 3 anni di vita. No, scusate, raga, ho sbagliato serie TV. E questa è la storia di Juan Manuel Iturbe, un antieroe che doveva arrivare a Roma per spaccare il mondo e invece ci ha spaccato solamente i co...